Buon pomeriggio a tutti, 14.02, un paio di minuti di ritardo del 17 dicembre. E sono molti giorni che non sono in diretta, quindi mi devo scusare subito. Ma prima di entrare nel vivo e spiegarvi anche il perché di questo lungo ritardo, fatemi fare, come dire, i convenevoli soliti. Come sapete, ogni volta vi chiedo per favore di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi per poter allargare appunto il pubblico di queste dirette, ma naturalmente potete condividere sempre con la freccettina. Anche per condividere il video che resterà online di questa diretta, sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che su questa pagina Facebook sulla quale già vi trovate, o anche sul mio canale YouTube. E quindi dicevo, è qualche giorno che non sono in diretta, quindi me ne scuso. Avevamo creato, diciamo così, un appuntamento molto più frequente, ma sono stati giorni di attività parlamentare estremamente intensa. Io immagino che voi abbiate visto qualcuno dei miei numerosi interventi in aula. Ce n'è stato uno in particolare recente, proprio rivolto al presidente Conte, che è venuto in aula a chiedere il nostro ok per la sua partecipazione al Consiglio europeo del 13 e del 14 dicembre. E sinceramente ho preso un po' l'occasione per dirgli un po' quello che pensavo del suo ruolo, del suo comportamento, anche delle cose che ci ha detto in aula quel giorno, che erano francamente imbarazzanti. È un presidente del Consiglio il cui ruolo è sinceramente abbastanza inspiegabile, che viene smentito in aula dalla sua stessa maggioranza, con il suo stesso gruppo, il gruppo del Movimento 5 Stelle, che non fa nulla per difenderlo. Siamo davvero in una situazione nella quale non si capisce chi governi questa barca, chi governi, chi tenga il timone del nostro paese. Il presidente Conte una ne dice e 50 appunto ne vengono smentite. In particolare in aula mi riferivo a quello che sta succedendo sul Global Migration Compact, che è questo grande accordo internazionale, diciamo così, che viene fatto che viene gestito, orchestrato, diretto dall'ONU, e che l'Italia ha in un primo tempo annunciato avrebbe, diciamo, l'Italia ha annunciato che avrebbe aderito, e poi successe direttamente in aula, alla presenza, quindi con Salvini, che in aula a Montecitorio ha detto no, no, ma non se ne fa niente. E noi andremo a discutere del Global Migration Compact proprio nei prossimi giorni. Mercoledì andiamo a votare una mozione, una risoluzione che abbiamo presentato noi del PD, chiedo scusa, cali di voce di stagione. Dicevo, ci sarà questo voto mercoledì e io stesso farò la dichiarazione di voto, quindi avremo un altro intervento in aula da condividere. In ogni caso, l'intervento che ho fatto appunto su Conte lo trovate facilmente su YouTube o su Facebook, ma tra pochi minuti lo caricherò anche sul sito ivanscalfarotto.it, così che lo possiate vedere anche dal mio blog. Detto questo, cosa dirvi della politica nazionale? Noi siamo davvero in una situazione di totale sbandamento. Tenete conto che oggi è il 17 dicembre e la legge di bilancio è ancora sostanzialmente in alto mare. Facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. Come forse ricorderete, la legge di bilancio è stata approvata dalla Camera una decina di giorni fa, quindi non la settimana scorsa, quella prima, con il voto di fiducia, e noi sapevamo tutti che evidentemente quella legge di bilancio era finta, cioè ci stavano facendo votare per qualcosa che non sarebbe poi andato in porto, perché l'apertura della procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea aveva fatto capire che il governo sarebbe divenuto a più miti consigli. Così è successo. Nel senso che hanno, diciamo, issato bandiera bianca, ma non le bandiere che avevano diciamo, sotto Palazzo Chigi, quando, ricordate, il buon Luigi Di Maio andò sul balcone a annunciare la manovra del popolo. No, bandiera bianca è proprio la bandiera di quelli che sul fortino si arrendono agli invasori. Perché cosa è successo? Che questo 2,4% naturalmente di deficit sul PIL non è sostenibile. Adesso stanno provando a intortarci, trattando gli italiani come dei cretini, io non so come altro definirlo. Sapete che adesso dicono che il deficit sarà del 2,04. Ora, non è mai successo, naturalmente, che si siano guardati i decimali. Se il 2,04 si dice il 2%, sostanzialmente, cioè questo è il messaggio. Però dicono 2,04 perché pensano che gli italiani cretini, proprio idioti, si confondano tra 2,4 e 2,04. E vabbè, e quindi, però già il fatto che ci trattino da babbei, a me è una roba che mi fa
un po' sorridere, ma in realtà mi fa molto arrabbiare. E quindi devono tirare fuori dei soldi per scendere dal 2,4 a questo 2 sperato, ma bisognerà vedere se andrà bene, perché non è affatto detto che l'Europa sia d'accordo sul 2. Si tratta di miliardi che vanno sforbiciati, che vanno tolti, 5-6 miliardi di maggiori spese che avevano previsto quando erano andati sul balconcino a festeggiare, che dovranno tagliare, perché non ce n'è. Ormai è evidente che Bruxelles ha detto che la manovra così non va. È chiaro che il governo ha accettato il principio che la manovra così non andrà, e quindi in pratica stanno tentando di mettere insieme i conti della serva, come si dice a Milano, per cercare di arrivare a un rapporto tra deficit e PIL che stia sotto il 2%, perché anche questo 2,04, come dicono loro, l'Unione Europea ha detto che non ce n'è. Allora, che cosa accade? Che ci sono incontri su incontri, riunioni su riunioni, in cui cercano di tirare questa coperta corta che si accorcia sulla testa, si accorcia sui piedi, e non arrivano a conclusione. Nel frattempo, però, l'orologio va avanti, nel senso che siamo al 17 di dicembre. Ora, vorrei chiarire che la legge di bilancio va approvato tassativamente entro il giorno 31, perché altrimenti si va in esercizio provvisorio, cioè vuol dire il paese non è riuscito a chiudere i conti e sarebbe un disastro assoluto. Ora, la legge è stata approvata alla Camera, ma sarà evidentemente, come ho spiegato, completamente riscritta, quindi ciò che ha fatto la Camera praticamente non serve a niente. Loro devono andare a farsela approvare dal Senato quanto prima, oggi, ripeto, è già lunedì 17, fare sì che il Senato l'approvi. In teoria dovrebbe andare in commissione al Senato e poi in aula, e quindi poi ci dovrebbe essere il voto dell'aula del Senato per rimandare il tutto alla Camera dei Deputati. Tenete conto che il 24, 25, 26 praticamente non si lavorerà, quindi è del tutto probabile che la Camera dovrà tornare in aula il 27 e 28 di dicembre. Ma per riuscire a chiudere entro il 28, 29, insomma, prima di fine anno, bisognerà pure che questa manovra arrivi in aula al Senato, e per il momento non arriva. Tra l'altro c'è il tema, appunto, di far arrivare la manovra in commissione, ma probabilmente, proprio data la ristrettezza dei tempi, potrebbero scegliere anche di mandarla direttamente in aula, quindi neanche passando dalla commissione, che è una cosa che non si è mai vista, che la commissione bilancio del Senato sia completamente tagliata fuori dalla discussione della legge di bilancio. È una cosa davvero, credetemi, senza nessun precedente. Quindi possiamo dire serenamente e tranquillamente e solennemente che a distanza di 2 settimane dalla fine dell'anno noi non abbiamo idea, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia, non ce l'ha la maggioranza, non ce l'ha l'opposizione, nessuno sa quale sarà la manovra di bilancio, quindi quale sarà l'assetto dei nostri conti, delle nostre spese, delle entrate, degli oneri, dei risparmi che si intendono fare. Noi a 2 settimane di distanza non abbiamo la più pallida idea. E deve essere chiaro che non ne abbiamo idea. Perché? Perché se il governo avesse fatto dall'inizio una manovra sensata, cioè se nel mese di ottobre, novembre si fossero messi a lavorare cercando di fare delle cose con un minimo di sale in zucca, invece di andare sul balconcino con le bandiere sotto a fare la manovra del popolo, noi oggi avremmo una manovra. Invece loro che cosa hanno fatto? Hanno tentato di fare una manovra insostenibile dal punto di vista economico-finanziario, l'hanno sparata ai media, sui social media, e cercando di fare, come dire, i gradassi, come fanno sempre. Poi si sono dovuti rimangiare la parola, ma nel frattempo erano passati quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, e quindi noi stiamo adesso mettendo mano a una manovra che abbia, dal punto di vista dei saldi quantomeno, quindi dal punto di vista di quelli che sono i numeri finali, che abbia un senso, ma cominciando il 15 di dicembre. Quindi è proprio il senso di una irresponsabilità, di un'incapacità, di un'insipienza di gente che, invece di mettersi a lavorare e dire vabbè, questi sono i conti dello Stato, cerchiamo di capire come possiamo allocare le risorse, hanno fatto propaganda, propaganda, propaganda e propaganda, perdendo settimane preziose e conducendoci oggi a un momento molto ritardato nel calendario, nel quale non sappiamo a questo punto che cosa fare più. Questo è, ripeto, non è l'Europa che è cattiva, sono loro che sono dei deficienti. Ecco, io non so come altro spiegarlo. Sono degli irresponsabili, perché quali fossero le condizioni
che l'Europa avrebbe posto e quali erano, fossero le condizioni che i mercati avrebbero posto, lo si sapeva già. Invece loro cosa hanno detto? Sfidiamo l'Europa, sfidiamo i mercati, hanno perso la sfida, con le pive del sacco tornano indietro e siamo praticamente alla canna del gas. Questo per spiegare la situazione nella quale siamo. Dopodiché, in questi giorni nei quali non ci siamo sentiti, è successo di tutto, per cui io non voglio neanche andare a commentare gli episodi più vari che avete letto sui giornali, perché alla fine si tratta di folklore, quello che conta è dire quello che sta succedendo in queste ore. Quindi davvero un brutto momento, io vi terrò aggiornato nei giorni prossimi. Oggi pomeriggio parto per Roma e quindi da domani saremo in aula. Come ho detto, alla Camera ci occuperemo d'altro, ci occuperemo di Global Migration Compact e di altre questioni. I riflettori sono accesi sul Senato, però poi, come ho detto, la manovra dovrà necessariamente tornare alla Camera. Ora, prima di chiudere, sono le 14.13, io vi ricordo sempre di pigiare sulla freccetta condividi, come faccio sempre, e vi chiedo scusa anche per il sole che mi illumina, ma insomma, sole invernale lo apprezziamo per questo. Ma è chiaro che vi aspettate tutti che io dica due parole sul congresso del Partito Democratico e quindi non mi sottrarrò a questa mia responsabilità. Sapete le cose come sono andate, abbiamo avuto Minniti che si è inopinatamente, quindi in modo del tutto inaspettato, ritirato, non sentendosi abbastanza supportato o per ragioni diciamo sue che non mi sono chiarissime, ma comunque insomma alla fine Marco Minniti ha deciso di non correre. La decisione che è stata presa, diciamo, dal grosso del mondo che ha sostenuto Matteo Renzi nel tempo è stata quella di appoggiare la mozione Martina, alla quale, come sapete, avevano già aderito personaggi importanti come Graziano Del Rio, come Matteo Richetti, come Deborah Serracchiani. Io dirò subito che la mia posizione è una posizione, diciamo così, un po' eretica rispetto a quella dei miei amici e colleghi, persone con le quali ho lavorato per anni e alle quali mi lega comunque un affetto profondo, una stima intonsa e un grande rispetto per le loro scelte. Però io ho fatto una scelta differente perché, dico la verità, non mi sento di sostenere Maurizio Martina, posto che non sono stato in accordo con moltissime delle cose che ha fatto e ha detto durante il periodo in cui è stato segretario reggente ed è stato poi segretario. Quindi la scelta che il 95% dei miei diciamo compagni di strada ha fatto è una scelta che rispetto moltissimo, perché capisco che Martina è una figura molto differente da quella di Nicola Zingaretti e quindi probabilmente più vicina a certe istanze riformiste che noi abbiamo rappresentato e più capace forse di ospitarle, però ecco, secondo me resta il fatto che se ovviamente Zingaretti non è pensabile che io lo voti, Zingaretti ha detto cose come che noi siamo stati subalterni al capitalismo, per esempio, già una frase del genere devo fermarmi, così come appunto credo non sia stato molto convincente sulle sue posizioni rispetto alle prospettive di collaborazione col Movimento 5 Stelle, che sapete per me sono assolutamente impensabili. Bene, quindi se Zingaretti non è un'opzione, devo dire non è un'opzione neanche Martina. Io ricordo che Martina fece un'apertura durante le consultazioni all'alleanza col Movimento 5 Stelle in sede di formazione del governo, che io non condivisi, così come non ho condiviso molti dei messaggi che sono passati al forum di Milano, quindi io non mi sento neanche di appoggiare la mozione Martina, come ho detto, al contrario di quanto hanno fatto quasi tutti i miei amici, colleghi e compagni di strada che sono stati vicini a Matteo Renzi in questa fase. Quindi non voterò né Zingaretti né Martina, questo è sicuro. So di alcuni altri miei colleghi che hanno fatto una scelta di non schierarsi e io penso invece che se uno sta dentro un partito alla fine almeno un voto lo deve esprimere e quindi io alla fine sicuramente ho deciso di sostenere Roberto Giachetti e Anna Scani, che mi sembrano quelli più in continuità con le mie posizioni negli anni. Però al di là di questo devo dire che ciò che non mi piace è la dinamica congressuale e il fatto che ancora una volta il Partito Democratico viene rappresentato soprattutto per le sue dinamiche congressuali. Io penso che ci sia in questo momento un problema enorme con l'Italia, con le cose che stanno succedendo in Italia. Quello che vi ho raccontato della legge di bilancio è davvero
la sostanza, cioè noi dobbiamo, piuttosto che attaccarci tra di noi, oggi ho letto una dichiarazione di Martina che dice a Zingaretti che quando già Zingaretti era dirigente del partito, Martina andava ancora a scuola. Ecco, questo tipo di scaramucce all'interno del PD, secondo me, non fanno bene al PD. Io penso che quello che noi dovremmo fare, ma non soltanto come iscritti al PD o come militanti, ma in genere come cittadini italiani, oggi dovremmo opporci alla deriva autoritaria e pressappochista degli incapaci che stanno al governo. E questo è il mio obiettivo principale. Io penso di dovermi occupare soprattutto di quello. Sapete che da tempo seguo un progetto, quello dei Comitati di Azione Civile, che sono un gruppo di cittadini di tutti gli orientamenti politici, con tessere, senza tessere, ma persone che hanno comunque deciso di concentrarsi su sette temi principali, che sono i sette valori che sono oggi a rischio nel nostro paese. E io penso che il metodo dei comitati di azione civile sia il metodo migliore, cioè cercare di far fronte anche alla deriva culturale che ha preso questo paese, e quindi combattere le fake news, combattere a favore dell'Europa, dell'europeismo, del valore dell'Europa, combattere per la prevalenza del dato scientifico, del sapere rispetto alla superstizione, combattere una certa deriva assistenzialistica che questo governo ha preso, e lottare per un paese che cresce in modo sostenibile, ma decisamente. Allora, ci sono tutta una serie di questioni. Combattere per la giustizia e contro il giustizialismo, non pensare a un paese dove viene facile avere il porto d'armi, dove le persone si armano per difendersi e lo Stato abdica la sua responsabilità di difendere i suoi cittadini. Un paese nel quale si cerca di limitare questa deriva anche plebiscitaria che il governo sta prendendo. Sapete che c'è un progetto di riforma costituzionale per introdurre il referendum su tutto, senza quorum, che significa portare dentro la nostra democrazia il modello di democrazia tipo volete Gesù o volete Barabba. Ecco, questo tipo, non è questa la democrazia per la quale noi abbiamo lottato, vissuto, per i quali i nostri nonni sono morti e i ragazzi che hanno fatto la guerra partigiana sono morti, non per avere un plebiscitarismo, ma per avere una democrazia parlamentare forte, solida, sana nei suoi valori, nei suoi comportamenti. Ecco, io penso che questo noi dobbiamo fare. Per questo il congresso, devo dire, mi appassiona poco, come ho detto. Non ritengo sia giusto restarne completamente fuori, non schierarsi, quindi esprimerò un voto a favore di Roberto Giachetti e di Anna Scani, ma come ho detto lo faccio pensando che tutti insieme dovremmo concentrarci molto più sulle questioni aperte sul tavolo e sulle emergenze democratiche che questo governo di Salvini e di Di Maio ci pone, e meno nelle battaglie, nelle lotte tra di noi, nelle guerre intestine o nelle scaramucce via agenzia, che poi ci fanno finire sui giornali soltanto per questo. Alla fine sembra che il PD esista soltanto per raccontare chi sta con chi, chi sostiene quale mozione, quale corrente sta con quell'altra corrente, e non si parla mai di cosa invece il PD voglia fare per davvero. Allora, ecco, il mio obiettivo per questi mesi è concentrarmi assolutamente sulle cose da fare e cercare di evitare che il paese, che l'Italia diventi l'Ungheria. Questo mi pare l'obiettivo principale, e quindi questa è la mia posizione in buona sostanza. Io non so se voi la condividiate, io poi leggerò i vostri commenti, ma insomma ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Nel frattempo vi saluto, ovviamente il Natale si avvicina, sebbene l'agenda politica non ce lo faccia ricordare, e quindi vi auguro già un inizio di feste molto sereno con i vostri cari, ma insomma avremo modo di farci gli auguri più avanti e anche di raccontarci altre cose, tra le quali quelle che succederanno in Parlamento nei prossimi giorni. Io chiudo qui, sono le 2:20, ho preso 5 minuti più del necessario, quindi non mi dilungo ulteriormente. Vi ricordo soltanto di condividere il video che troverete sulla mia pagina Facebook, sul mio blog ivanscalfarotto.it e sul canale YouTube, e vi do appuntamento, spero, domani. Ciao!